Partita, l'ultimo turno in programma di difendere, gara in linea e a tempo, identiche le modalità di svolgimento gara rispetto alla prova precedentemente disputata, quindi avremo due traguardi davanti dopo 5 giri, un altro traguardo davanti dopo 5 giri e 10 sono i minuti che dovranno passare prima di disporre i 3 giri alla conclusione della prova. Quattro giri al termine prima del primo traguardo volante. 5-5-4 Martina e 88 Pittatore Alessia. Tre giri al primo traguardo volante. Gruppo di 20 concorrenti che hanno conquistato la possibilità, lo ricorderete, di disputare questa finale grazie alla prova data nelle fasi preliminari di qualifica. Le due semifinali che abbiamo avuto in precedenza, gruppo che si sta avvicinando a due giri dal prossimo traguardo volante. Due al prossimo traguardo volante. Viene ammonita la concorrente numero 66, Ortuso Gaia. Ammonizione per la ferita 66, Ortuso Gaia. Squillo della campana sul prossimo passaggio, primo traguardo volante a premi. È già partita la volata, da molto lontano, proprio allo squillo della campana. Vediamo che si aggiungerà questo primo traguardo volante, c'è già una meta che non diciamo distingue, purtroppo la distanza è un pochettino proibitiva, ma lo sapremo tra poco, allora quando questa prima in fuga transiterà sul traguardo. E la concorrente numero 158, Ballone Carlotta, della Vittoria Pattinatori di Torino, ad aggiudicarsi il primo traguardo volante. Gruppo che sta mantenendo la natura dei passaggi precedenti, siamo a quattro giri dal secondo e ultimo traguardo volante, ricordo per questa categoria due sono traguardi volanti, 10 sono i minuti che intanto sono scesi a 6.30 prima dell'esposizione dei tutti di offerta. Il gruppo si mantiene compatto, sufficientemente compatto. E porta dal mondo che aveva lanciato in precedenza la concorrente 158 Balloni Carlotta ha conquistato un discreto margine di vantaggio nei confronti di tutto il gruppo. Dopo che si sta incaricando ora di tratto di assorbire questo allungo per ricompattarsi nuovamente in un'unica formazione, ma siamo a due giri dal secondo e ultimo traguardo volante a premi. Gruppo che sta per aggiungere la protagonista del primo traguardo volante, compattare il gruppo proprio in questo istante all'ingresso della curva, al prossimo passaggio potremo vedere lo spiro della campana
ad annunciare a tutte loro che sul passaggio successivo ci sarà il secondo traguardo volante. Con i buoni di onora a lanciare la volata dopo lo spiro della campana, la porta colori dello schermo grafica Saladada sta ulteriormente allungando in questa fase della gara con il chiaro intento di aggiudicarsi il secondo traguardo volante a premi e con ogni probabilità ce la dovrebbe fare, andiamo a sopraggiungere in questo momento ed è proprio a lei che va il secondo traguardo volante a premi, quindi secondo traguardo volante a Colpue Eleonora che si aggiudica il secondo ed ultimo traguardo volante. Il contagiri come detto adesso per stabilito per questa gara in linea a tempo e mancano 4 minuti e 13 secondi in questo momento prima che venga esposto, ma giustamente Codipue Eleonora dopo lo sforzo fatto per potersi aggiudicare il traguardo volante continua nel suo lungo con la sua cadenza regolare guadagnando un margine di prezioso vantaggio di confronto di tutto il gruppo. D'altro canto siamo 3 minuti e 45 dall'esposizione dei tre giri e sicuramente questa atleta sta pensando ma perché non tentare? È un vantaggio, cerco di mantenerlo, magari in forma solitaria posso anche arrivare perfino sul traguardo. Vediamo cosa ne pensano le altre avversarie alle sue spalle che si stanno dando un grande affare per cercare di cucire questo svantaggio subito in questi ultimi passaggi. Siamo intanto a 3 minuti e 17 dallo scadere del tempo prima che vengano esposti sul sottogiri i tre giri conclusivi, nel senso che Codipue a proseguire in perterrita la sua andatura. 3 minuti al termine adesso, intanto il gruppo si sta veramente alternando alla guida dell'inseguimento e sembrano essere riusciti a rosicchiare anche dentro di svantaggio nei confronti della fuggitiva che con ogni probabilità verrà raggiunta e la cosa avviene proprio in questo istante. Siamo a 2 minuti e 40 al termine dello scadere. Grande la velocità, un altro lungo questa volta portata da Domenico Agnese, sempre dello schermo proprio di Cassano d'Alta, prontamente ricucito, questo mondo che è un po' gruppo rimasti in gara, che sono un gruppo come possiamo notare decisamente contrito, decisamente compatto, 2 minuti e 12 alla conclusione e al termine del tempo previsto per questa prova in linea e a tempo, 2 minuti adesso partendo da questo preciso istante. Ora 19, forse 20 le atlete ancora in gara e ancora in formazione raccolta, raggruppata e compatta. Siamo a 2 minuti e 40 prima che il contagiri esponga i tre al termine. Si alternano le concorrenti nella conduzione di questo gruppo che sta veramente procedendo in una forma spedita. Ora! Ora! Mi ascolti a me! Occhio! Assegnati i due traguardi davanti, dobbiamo solo aspettare che passi questo minuto, 1 minuto e 07 in questo momento prima che il contagiri torni ad esporre i tre al termine. Tra un minuto esatto verranno esposti i tre giri alla conclusione. Ribadiamo, cronometro, contagiri, ruotano sempre la scelta della gara che in questo caso è facilmente identificabile perché come possiamo vedere è composto da una ventina poco meno corse di atleti. Un nuovo passaggio a 35-34 secondi, quindi con ogni probabilità sul prossimo traguardo le atlete vedranno il contagiri e evidenzierà a tutte loro i tre giri alla conclusione. Infatti i secondi sono solamente qui in questo momento
8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3 giri da adesso, 3 giri da adesso, sono arrivate proprio per un paio di metri di ritardo, se no avrebbero dovuto farsi un altro giro, invece sono andate più piano al secondo tempo, quindi 3 giri della conclusione sull'ultimo passaggio, sulla prossima traguardo ne saranno ancora 2. E qui fare un pronostico, viene ammonita intanto l'atleta numero 53 Baio Asia. Viene ammonita l'atleta 70. Stavo dicendo, è difficilissimo pronosticare la classifica comunque arrivo ad un solo giro. La gara estremamente corta, avvincente nel contempo e allo stile della campana non potremmo nessuno credo di noi farla al tuo pronostico perché ci sono attacchi repentini per tanti. Vediamo attenzione, una caduta che ha indotto un atleta proprio prima dall'ingresso in giro. Siamo alla volata conclusiva di questa gara avvincente e favolosa che si chiude così in questo momento, davvero una bella gara, mi auguro che l'atleta che è rimasta con